abbiamo il compito di fare quello che non è riuscito, che non siamo riusciti a fare in 7 anni. Aprire il tema del fatto che migliaia di persone ex Alitalia, al quale seguono centinaia di Argol, Ground Care, altre migliaia di licenziati del 2014, i precari che sono carne da macello, e ultima, Alitalia Maintenance System, che oggi non è qua perché sta sotto il MISE, ma è fallita anche lei, ha perso il lavoro anche loro, altri 240 lavoratori, si deve aprire un confronto a livello governativo su 3 temi. Lavoro, noi non vogliamo la carità, vogliamo il lavoro che ci spetta, perché questo lavoro, per chi non l'avesse capito, ci è stato tolto perché qualcuno in 10 anni, amministratori delegati nominati dal Ministero del Tesoro di tutti i governi di centrodestra e centrosinistra tra il 2001 e il 2008 ha rubato alla nostra azienda, all'Italia Lai, 4 miliardi di euro. E questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare, non ce lo possiamo più dimenticare. Siamo figli di reati penali che hanno i nomi sinistri di distrazione di fondi, dissipazione del patrimonio aziendale a sottaggio e truffa. Noi siamo figli di una truffa e il lavoro che ci è stato tolto da una truffa. Questo noi non lo dobbiamo dimenticare. E quindi noi rivogliamo il lavoro che ci è stato negato, perché la carità degli ammortizzatori sociali non arriverà mai a darci la serenità. In questo aeroporto, in questo paese, il lavoro deve tornare e noi che abbiamo 40 anni, 50 anni, abbiamo diritto, anche 60 qualcuno, abbiamo diritto e abbiamo, ed è giusto che chiediamo e torniamo a lavorare. E per quello che non è stato fatto in questi 7 anni, perché qui c'è qualcuno che in questi 7 anni queste richieste le ha continuate a fare. Abbiamo bisogno di avere un reddito per campare le nostre famiglie e abbiamo bisogno che chi ha maturato il diritto di pensione ed è stato preso a calci nel sedere dal loro posto di lavoro nel 2008, nel 2014, perché maturava il diritto di pensione, ci debba arrivare non povero o morto di fame e quindi debba essere salvaguardato. Quindi le richieste di questa manifestazione che vede insieme il movimento dei cassi integrati in mobilità della CGIL, la CUP, la USB, il comitato corista e tutti coloro che hanno voluto partecipare, io sottolineo anche che qui ci sono lavoratori attivi che sono voluti venirci a dare non la solidarietà, ma hanno capito che dopo di noi tocca a loro, come è toccato a tutti quelli che ci hanno seguito in questo percorso, e qui metto anche quelli di Meridiana che sono presenti. Le proposte di questa manifestazione sono lavoro, reddito e raggiungimento della pensione per coloro che lo possono fare. Noi non possiamo morire dimenticati. Fino a pochi giorni fa noi eravamo l'omicidio perfetto, tanti cadaveri, nessun responsabile. Oggi il primo, ripeto, i primi responsabili si sono trovati, ne devono seguire altri di quelli che hanno gestito in merda questa situazione. E allora noi oggi abbiamo un compito. E su questo chiediamo la collaborazione anche delle forze dell'ordine, chiediamo la collaborazione anche di tutti coloro che ci portano la mano. Noi oggi è il primo giorno della mobilitazione che deve durare tutto il tempo necessario. Abbiamo 14 giorni perché il 14 di giugno si riunisce il fondo del trasporto aereo e noi questi 14 giorni abbiamo bisogno di coprirli.
oggi non è, Nil, oggi è solo l'inizio, ma oggi noi abbiamo un compito, riaccendere un riflettore che era spento sulle crisi occupazionali, sui drammi occupazionali del principale sedime aeroportuale e industriale del centro-sud, perché questa è la più grande fabbrica del centro-sud, è inutile cercare il lavoro da altre parti se questa fabbrica non riesce a recuperarsi, e abbiamo bisogno